Allora, seconda parte del, diciamo, tutorial sull'improvvisazione, poi sarà praticamente un mini corso. Nella prima parte, a questo link, abbiamo visto insieme come poter improvvisare su una sequenza armonica molto semplice, molto ricorrente, che è il 251 maggiore, però in stile ballad, pop, per cominciare, soprattutto ovviamente per chi si butta nell'improvvisazione o si è buttato nell'improvvisazione da poco, consiglio ovviamente partire da successioni semplici. Abbiamo visto come intanto si può cambiare colore alle nostre frasi, anche frasi molto semplici con poche note. Però abbiamo, dicevo, abbiamo visto come già a partire da una terza o da una quinta di un accordo, oppure arrivare alla terza dell'accordo successivo, ci dà già un colore molto particolare, molto più, secondo me, interessante alle nostre frasi, ai nostri assoli. Poi abbiamo visto anche qualche piccolo trucchetto che funziona sempre nell'improvvisazione, ovvero quello di creare una sorta di linea melodica e trasportarla sull'accordo successivo. Ci siamo fermati lì perché, come ho già detto appunto nel primo video, voglio andare ogni lezione farla con pochi argomenti, poche nozioni, in modo che vengano assorbite bene, quindi poi per ogni domanda o chiarimento sono qui. Allora, oggi volevo vedere l'improvvisazione da un altro punto di vista, ovvero, come avevo detto l'altra volta, il problema più grande e il problema più ricorrente che hanno quasi tutti i miei allievi e anche tanti amici che conosco, non per forza bassisti, è quello di riuscire a improvvisare su sequenze di accordi, possono essere 4, 8, 1000, rispetto a improvvisare su un accordo statico. Il problema che si incontra ovviamente è che la difficoltà di fare un discorso musicale scorrevole e non delle frasi relative a ogni accordo, insomma. Dobbiamo cercare di rendere il tutto non, diciamo, a stile esercizio, ma con un senso. E quindi bisogna imparare piano piano, facendo pratica, a pensare meno, come ho detto l'altra volta, agli accordi che ci sono sotto, e a provare a pensare invece alle frasi che vogliamo suonare, quindi a cosa dire, ecco. Quindi oggi volevo farvi vedere qual è un altro dei miei studi più ricorrenti. Cambiamo un attimo successione armonica. Quindi avevamo visto 251. Non ricordo in che tonalità, ma comunque oggi ho scelto un'altra sequenza alquanto ricorrente. Rimango sempre sul tranquillo, su una ballad, che è praticamente una sorta di primo, quarto, sesto minore, quinto, però un pochino particolare. Andiamo a vedere. Siamo in Mi maggiore oggi. E abbiamo l'accordo quindi di tonica sulla prima battuta, quindi Mi major 7. Poi abbiamo il quarto grado, l'accordo costruito sul quarto grado, quindi La major 7. Il secondo minore, forse ho detto sesto, scusate, secondo minore, quindi Fa diesis minore, settima.
quarto accordo è costruito sul quinto grado, però sospeso, quindi si settima sospeso, quindi con la quarta invece della terza. Ho scelto questi accordi perché hanno una sonorità un po' più interessante rispetto al classico primo, quarto, secondo, quinto comune, diciamo. Queste settime un po' gli danno colore un colore più colorito, diciamo così. Allora, esaminiamo intanto gli accordi. Allora, il Mi major 7 ovviamente ha il Mi, il Sol diesis, quindi la terza maggiore, il Si, la quinta, e il Re diesis, che è la settima maggiore. Ovviamente, io lo ripeto ogni video, ci sono milioni di modi di fare questo arpeggio. Come vedete, cambio di atteggiature, cambio posizioni sulla tastiera, è fondamentale, lo dirò sempre, ma vado avanti. Poi abbiamo il La major 7, quindi la tonica è La. La terza maggiore Do diesis, la quinta è Mi, e la settima maggiore è il Sol diesis, quindi stesso tipo di arpeggio, di accordo. Poi abbiamo il Fa diesis minore settima, quindi Fa diesis la tonica, La naturale la terza minore, Do diesis la quinta, e Mi naturale è la settima minore. E il Si, settima sospeso, è composto da queste note. Attenzione, abbiamo la tonica, poi siccome è sospeso, appunto, quindi classico, le sigle che si possono trovare è Si 7 sus, oppure Si 7 sus 4, più raramente Si settima sus 4, no, già detto, quindi ok, queste sono le sigle più utilizzate. Abbiamo tonica, la quarta appunto, quindi Mi, quindi Si, Mi, la quinta, Fa diesis, la settima minore, che è un La. Poi questa sonorità qui, altrimenti sarebbe il Si settima normale, sarebbe stato il classico accordo che mi avrebbe rimandato al Mi di partenza, però suona bene, quindi ce lo teniamo. Allora, primo consiglio, quindi la prima cosa che faccio io è ovviamente mettere la base e studiarmi questi arpeggi, quindi fermarmi alla settima e poi provare qualche frase, qualche assolino, diciamo, utilizzando solo le note degli arpeggi e provando appunto a collegare le mie frasi, cercando di non far sentire il cambio degli accordi, ma appunto fare qualcosa di scorrevole, di piacevole e non di schematico a mo' di esercizio, appunto. Salto un attimo questa parte, ma non saltatela voi, quindi fate un po' di pratica utilizzando questi arpeggi. Ma volevo arrivare oggi al primo consiglio, o meglio, al primo trucchetto che uso maggiormente quando improvviso, soprattutto in contesti, ripeto, molto tranquilli, soft, che possono essere le ballad, un brano soul, un funk lento,
sono mille occasioni. L'utilizzo delle none. Allora, vado gradualmente. Innanzitutto, cos'è una nona, eccetera, eccetera. Come ho detto nel video dell'altro giorno, l'ho già spiegato, rispiegato nei miei libri, nelle mie lezioni online, eccetera. Allora, cosa faccio? Siccome la successione di accordi non ha al suo interno la nona, cioè il primo accordo abbiamo detto è Mi major 7, quindi la nona non c'è, La major 7, la nona non c'è, Fa diesis minore settima, la nona non c'è, Si settima sospeso non c'è, ce la vado a mettere io, o meglio, per far sentire dei colori particolari che poi ovviamente possono piacere, possono non piacere, possono star bene in un determinato momento, in un altro no, eccetera, eccetera. Però è una possibilità in più. Dicevo, sono note, le chiamo di colore perché appunto non le suona nessuno, quindi in questa base infatti non ci sono le none. Cerco di farle sentire io, meglio di sfruttarle proprio per dare un qualcosa di diverso al mio fraseggio, alle mie frasi, alla mia improvvisazione. Attenzione, non significa andare out, utilizzare chissà cosa, sono note normalissime, estensioni degli accordi. Perché se andiamo a vedere la nona del Mi major 7 è un Fa diesis, quindi non è che io suono una nota fuori dalla tonalità, diciamo, non è che suono un Si bemolle, ad esempio, è out. No, Fa diesis ci sta bene, cioè può starci bene perché fa tranquillamente parte la scala associata a Mi, quindi il mio Mi major 7 diventa un Mi, chiamiamolo maggiore nona, insomma, che è questo. Il secondo accordo identico, aggiungo un Si, che è la nona di La. Fa diesis minore, mi piace ancora di più sul minore la nona, mi viene questa sonorità un po' particolare, che a me piace tantissimo, merito appunto di questo sol diesis che è la nona di fa diesis, quindi l'arpeggio diventa così. Poi il Si settima sospeso ci aggiungo la nona che è Do diesis. Avrò Si, Mi, Fa diesis, La e Do diesis. Quindi ora prendo il mio fretless perché, come avevo già detto, per fare qualche frase un pochino più interessante mi sento più a mio agio e provo a far. Provo a suonare solo le note che abbiamo detto, senza aggiungerne altre. Ora purtroppo non posso sentire vari commenti, però mi piacerebbe sapere se le sentite queste none, se vi piacciono, se possono far parte anche dei vostri assoli, delle vostre frasi, eccetera, eccetera. Quindi prendo il fretless, poi torniamo al tutorial. Thank you.
Ah, rieccomi col fretted. Quindi, ovviamente, se vi va, fatemi sapere cosa ne pensate di questo tipo di improvvisazione, questo tipo di approccio a una sequenza di accordi semplice, in stile appunto molto molto soft, da ballad, insomma. Secondo consiglio di oggi, o meglio, secondo tipo di approccio che ho nell'improvvisazione è quello di, diciamo, semplificarmi ulteriormente la vita pensando, o meglio, utilizzando una sola scala che stia bene su tutti gli accordi. Quindi abbiamo quattro accordi. Dobbiamo cercare, poi diventa anche qui, vi assicuro, diventa tutto automatico, con l'esperienza, con lo studio, eccetera. Però ora andiamo a vedere quale può essere una scala che sta bene su tutti e quattro questi accordi. Allora, Mi major 7, di solito le scale che ci possiamo associare sono la pentatonica di maggiore di Mi, la scala maggiore di Mi, no, parliamo di scale, quindi la scala lidia di Mi, anche se contesto un po' così tranquillo, non lo so, magari a qualcuno piace. Oppure c'è una scala pentatonica che non è di Mi, che però ci sta bene, vi spiego anche perché, che è quella di La, ovvero una quarta sopra. Cosa vado a suonare? Andiamo a vedere la pentatonica di La maggiore. Abbiamo il La, che è la quarta di Mi. Quindi magari attenzione a come utilizzarla su questo accordo, perché le quarte sull'accordo maggiore andiamoci cauti. Comunque abbiamo la quarta, poi c'è un Si che è la quinta di Mi, Do diesis che è la sesta maggiore di Mi, ancora una nota di colore, una nota caratteristica. Poi abbiamo il Mi stesso, quindi la tonica, e il Fa diesis, che è la nona ancora di Mi. Quindi c'è questa scala che ci sta benissimo, me le segno, quindi abbiamo detto Mi, pentatonica di Mi, la scala di Mi maggiore, la scala lidia di Mi e la pentatonica di La. Volendoci un'altra, che è la pentatonica di Si, cioè poi le opzioni sono tantissime, però quelle che uso di più io sono queste. Quindi la pentatonica di Si, ho praticamente la settima maggiore di Mi, per il resto siamo lì, insomma. Molto simile, ho questa settima maggiore. Comunque la scrivo e poi vediamo. Il secondo accordo è la major 7, quindi le scale sono, diciamo, le stesse trasportate in La. Quindi avrò la pentatonica e La maggiore come prima opzione, la scala di La maggiore, seconda opzione, la scala lidia di La come terza opzione, la pentatonica di Mi come quarta opzione, quindi la quarta sotto. Quindi se le vado a confrontare ne ho due che combaciano, la pentatonica di Mi e la pentatonica di La, che stanno bene in entrambe. Fa diesis minore, settima. Posso suonarci la pentatonica di
La maggiore, che è identica a Fa diesis minore. Posso suonarci la pentatonica di Mi maggiore, qui. Per il discorso che ho fatto altre volte quando parlavo delle pentatoniche e delle sostituzioni, quindi di Mi ci sta benissimo. Oppure Fa diesis scala dorica di Fa diesis. Cavolo, stavo suonando, vabbè. La scala minore naturale l'ho detta, eccetera, eccetera. Quindi anche qui ho sia Mi che La come possibili scelte, le pentatoniche. L'ultimo è il Si, settima, sospeso. Allora, andiamo a vedere se ci sta meglio la pentatonica di La o quella di Mi. Pentatonica di Mi, abbiamo il Mi, che è quindi la quarta del Si, sospeso, quindi va benissimo. Il Fa diesis, che è la quinta di Si sospeso, quindi ci sta bene. Poi ho un Sol diesis, che è una nota un po' particolare, perché è la sesta. Però io nell'accordo già la quarta, la quinta, la settima minore. Quindi già questa sesta non mi ci piace tantissimo, però tutto può essere. Poi avrò il Si, quindi la tonica, e il Do diesis, che è la nona, che ci sta bene. Invece suonandoci la pentatonica di La maggiore, avrò il La, che è la settima minore, ci sta benissimo, che l'accordo ha la settima minore. Il Si è la tonica, il Do diesis è la nona, poi avrò il Mi che è la quarta, quindi perfetto perché appunto è un accordo sospeso, e il Fa diesis che è la quinta. Quindi tra tutte queste opzioni voglio provare a utilizzare una sola scala e scelgo. Posso sceglierle tutte, però quella che mi ispira di più è la pentatonica di La maggiore, che come sempre vi rammento che è identica a quella minore di Fa diesis. Quindi prima di provare sulla base a improvvisare qualcosa, vi consiglio di fare un bel ripassino su tutte le possibili combinazioni, pattern, riguardare magari i miei tutorial. E poi vado a provare un'altra piccola, breve improvvisazione, quindi utilizzando solo ed esclusivamente su tutti e quattro gli accordi, le note della pentatonica di La maggiore. Quindi ripiglio il mio fretless e poi anche per questo video mi fermo qui e rimango come sempre a disposizione per domande, dubbi, soprattutto critiche, eccetera. Scrivetemi che mi fa molto piacere. Vado con l'improvvisazione, lasciatemi anche vari commenti, se vi è piaciuta più una cosa, se una non vi torna bene all'orecchio, eccetera, eccetera. Si parla e si discute tranquillamente, a me fa più che piacere. Quindi vado con l'improvvisazione e poi ci vediamo al prossimo video.